Radio Project è alla sua seconda edizione. Lo dico con soddisfazione per almeno tre motivi. Primo, lo abbiamo da sempre immaginato come un progetto da sviluppare negli anni, non una delle tante manifestazioni sporadiche, ma uno strumento utile a far riemergere i valori culturali fondanti della comunità. Sono Rico Ianis dell'Associazione Basmati, stiamo facendo il workshop Alchemax e stiamo lavorando con la sabbia, con il sodium, con le camere termiche, stiamo facendo degli esperimenti per andare dopo tutto dal vivo. Alchemax è un workshop che diventa un live basato sulla ricerca materica, su supporto elettronico, ma, come dice la parola materica, appunto, un'indagine su tutto quello che crea delle texture visive partendo da origine organica, chimica. Quindi una scelta molto più vicina alla manualità umana e alla tradizione sul supporto mediatico invece naturalmente nuovo. Sì. Io sono Massimiliano e sono venuto qui a Io Project per il laboratorio Alchemax, le camere chiare. Ho portato un po' di materiali dal mio laboratorio per studiare, per fare un po' di ricerca visiva. Ora stiamo cercando di far cristallizzare dell'acetato di sodio, che è un materiale molto instabile, allora siamo un po' sull'attenti. Mi chiamo Corrado Poggio, sono di Genova, vengo per partecipare al workshop di Alchemax. Mi occupo di termografia, che è una tecnica di ripresa delle radiazioni infrarosse. In pratica si riescono a visualizzare la temperatura e l'universo di una realtà che noi non riusciamo a vedere con i nostri occhi. Il mondo agli infrarossi può essere molto diverso da quello che noi riusciamo a vedere e si hanno delle immagini che sono parecchio suggestive, anche perché non sono visibili appunto nella realtà di tutti i giorni, cose che in realtà esistono davvero e influenzano anche quello che ci sta intorno. Alchemax, io trovo che sia una bellissima parola, anche se probabilmente nasconde un inganno, nel senso che non c'è, credo, nessuna alchimia, perché... Però, nello stesso tempo, devo dire che in realtà l'alchimia c'è in quello che è il risultato dal vivo. E io sono Andrea Martignoni, mi occupo dei suoni di questo laboratorio e live show. I suoni saranno tutti presi da... qualcosa che avviene dal punto di vista sonoro qua in questo luogo che è Micchia Goden, suoni che forse in questo momento state anche sentendo dietro di me. No, ci devi azzuppare il biscotto. Ma lo prendo il biscotto.